Salve a tutti, ben trovati. Questa volta voglio mostrarvi come aprire una serratura quando si spezza una chiave dentro. Infatti la sto rompendo per farvi la dimostrazione. Ecco fatto. Adesso per rimuoverla abbiamo due modi per farlo. Ora vi mostro il primo. Quindi prenderemo un paio di chiodi e andremo ad affinare la punta su della carta abrasiva. Bene, ora non ci resta che rimuoverla cercando di estrarla con i chiodi che abbiamo appuntito. Questa è la cosa più semplice da fare e probabilmente già molti di voi l'hanno fatta, per cui per adesso non vi ho detto niente di nuovo. Bene, la chiave è stata rimossa, adesso vi mostro un metodo molto più invasivo. Questo metodo lo dovete usare se veramente non siete riusciti a rimuovere la chiave in altri modi, in quanto potreste rovinare il cilindretto della serratura. Dunque, prenderemo una punta da 1,5 o 2 mm e andremo a fare un piccolo forellino di 1 mm di profondità al lato destro della chiave, senza toccarla, insomma. Ok, ora possiamo inclinare il trapano e dobbiamo forare la chiave. Dobbiamo proprio praticare un piccolo foro proprio nella chiave. Per fare questa operazione vi consiglio di procurarvi delle punte a cobalto, che sono molto più dure. Ora con lo stesso chiodo che abbiamo usato prima possiamo agganciare la chiave in questo modo ed estrarla. Molto semplice. Come vi ho detto prima, questo è un sistema abbastanza invasivo, quindi vi consiglio di usarlo veramente se non siete riusciti a rimuovere la chiave in altri modi. Ora la inserisco un'altra volta e vi mostro com'è semplice estrarla infilando il chiodo nel buchetto che ho praticato. Una volta che abbiamo rimosso la chiave spezzata dal cilindretto, ora possiamo inserire un'altra chiave nuova e vedremo che la serratura funziona, che è una meraviglia. Molto semplice. Ora vi mostro come aprire una porta quando non abbiamo più la chiave. Infatti questa la chiudo per farvi l'esempio. Ecco, la chiave è stata rimossa e la porta è ben chiusa. Ora per aprire questa porta dobbiamo solo distruggere il cilindretto, perché come vi ho detto prima non abbiamo più la chiave. Con una punta da trapano andremo a praticare una piccola impronta sul cilindretto. Eccola qua, questa è l'impronta. Ora su questa impronta andremo a fare un foro con una punta da 4 mm a cobalto. Ecco, vi consiglio di usare le punte a cobalto in quanto sono le più dure. Ho messo un po' di nastro isolante sulla punta per segnarmi la profondità esatta del foro che devo praticare. Infatti il foro deve essere realizzato esattamente per tutta la lunghezza che intercorre tra queste due frecce gialle che vi ho messo. Eccole qua. In questo modo siamo sicuri di riuscire a rompere tutti i pistoncini del cilindretto.
Ora tolgo la punta da 4 mm e ne metto un'altra da 8 mm, sempre a cobalto. Mi raccomando, il foro deve essere fatto esattamente nel punto esatto del cilindretto che state vedendo sulla sinistra. Non fatelo troppo in alto come quello a destra, altrimenti il cilindretto si bloccherà definitivamente ed avrete difficoltà ad aprirlo. Dopo aver dato un paio di colpi di martello, da dentro il cilindretto sono caduti sicuramente tutti i pistoncini. Infatti guardate, da questi forellini sono caduti i pistoncini del cilindretto. Ora prendo un pezzo di carta e caccio tutto fuori. Dunque con la punta in effetti non abbiamo fatto altro che rompere tutto il meccanismo di questo cilindretto. Ora per aprire la serratura non dobbiamo fare altro che usare un cacciavite come se fosse una chiave e girare. La porta si è aperta, ora la riapro e la richiudo di nuovo con il cacciavite. Ovviamente dopo questo trattamento il cilindretto è da sostituire, quindi ora vi mostro velocemente come fare. Fate attenzione che non vi spiego nulla in quanto è tutto molto intuitivo. Una volta installato il nuovo cilindretto, ovviamente la serratura funzionerà di nuovo. Infatti ora inserisco una chiave e facciamo la prova. Allora, questa volta vorrei mostrarvi come aprire un lucchetto di ottone, ecco qua. Dunque non ho le chiavi e quindi anche su questo devo praticare un foro per rompere il meccanismo all'interno. Dunque con un punteruolo marco il punto esatto in cui dobbiamo fare il foro. Anche questa volta farò un primo foro con una punta da 4 mm a cobalto. Ora cambio la punta e metterò quella dal diametro di 8 mm, sempre a cobalto. Adesso diamo dei colpi di martello per far cadere i pistoncini dall'interno. Abbiamo fatto, il meccanismo all'interno è stato rotto, ora è sufficiente inserire un cacciavite, girare come sto facendo adesso e il lucchetto si aprirà.
Con lo stesso sistema possiamo aprire anche quest'altro tipo di lucchetto, che è di acciaio. La procedura è identica, vi consiglio sempre di utilizzare le punte a cobalto. Per far durare di più le punte, vi consiglio di utilizzare anche un po' di olio tataglio, eccolo qua. Anche con quest'altro lucchetto possiamo inserire il cacciavite per aprirlo, bisogna solo girare, nient'altro. Ora vediamo come aprire questo cancello, il cui cilindretto è guasto e quindi la chiave non gira perché si è bloccato. La procedura per aprirlo è diversa perché questa serratura ha un cilindretto a spillo. Infatti, come vedete, la serratura non si apre, quindi andrò a usare una prima punta da 4 mm e farò un foro proprio al centro dove si inserisce la chiave. Ovviamente con questa procedura roviniamo il cilindretto, ma a noi non importa perché dobbiamo aprire il cancello. Ora cambiamo la punta e mettiamo quella da 8 mm di diametro. Fatto, ora con cacciavite a taglio possiamo aprire la nostra serratura. Bene, ora fate attenzione che vi mostro velocemente come cambiare questo cilindretto a spillo. Rispetto agli altri che già abbiamo cambiato, qui c'è una difficoltà in più in quanto dobbiamo rimuovere tutta la serratura. Bene, la serratura è stata tolta, ora per rimuovere il cilindretto dobbiamo svitare questa vite, eccola qua. Per estrarlo dobbiamo fare leva con cacciavite a taglio, in questo modo. Molto semplice, guardate. Eccolo qua, questo è il cilindretto che dobbiamo sostituire. Guardate, al centro abbiamo fatto il foro con le punte. Vi consiglio di pulire bene la serratura con dell'acqua ragia in modo da rimuovere i trucioli di metallo che sono caduti all'interno. Questo è il nuovo cilindretto a spillo che devo installare. Ho speso soltanto 9 euro. Come vedete è formato da due pezzi. Noi dobbiamo accoppiarli, poi ci metteremo un po' di olio motore per lubrificare. Li stringiamo tra le due dita in questo modo. E poi inseriamo il tutto dentro la serratura, molto semplice. Ora ve lo faccio vedere ancora meglio. Ecco, questa è la serratura. Stringiamo bene con le dita, in questo modo, e spingiamo dentro, molto semplice. Prima di installare la serratura, ovviamente vi conviene fare prima una prova, come sto facendo adesso, per vedere se è andato tutto bene.
sembra che va bene, quindi possiamo installarla. Infine facciamo un'ultima prova con il cancello aperto per vedere se è tutto ok ed abbiamo finito. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!